quando cominci a fare 4, 5, 6 vittorie consecutive su qualsiasi campionato sia, ovviamente diventano importanti e poi si fanno sentire anche sotto l'aspetto della classifica. Ovviamente questo percorso di crescita, ecco, se non c'erano le gare infrasettimanali forse vedevamo, si poteva vedere una squadra un pochino più brillante, però tutto sommato penso abbiamo fatto una bella mezz'oretta giocata bene, dove abbiamo meritatamente siamo passati in vantaggio. Poi abbiamo sbagliato, penso con Galigani, mi sembrerà sul 2-0 l'occasione che ha sbagliato Galigani davanti al portiere. Poi c'è stata anche una palla di Candido, però quella era sullo 0-0. Insomma, abbiamo fatto mezz'ora buona, di buon livello, di belle giocate, sia tecniche che tattiche. La profondità, abbiamo cercato bene la profondità, il fraseggio, i tagli e tutto bene. Poi ovviamente siamo calati un po', sono venuti fuori loro. Il secondo tempo è stato molto più equilibrato, però anche lì riabbiamo Galigani. Una volta addirittura a porta vuota ha dato una scaricata, una palla indietro che l'ha sbagliata, se la metteva era da solo in porta. Però complimenti anche agli avversari che hanno fatto una buona gara. Ecco, però i ragazzi sono straordinari, via. Anche nella stanchezza, nella fatica danno tutto quello che hanno. Prima mezz'ora loro giocavano come noi, si è visto, c'era l'11 su Cristiani, due attaccanti, il 10 e il 9. E l'abbiamo fatto bene, abbiamo interpretato, anche se non l'avevamo preparata così. Ovviamente quando giochi contro una squadra che fa il nostro stesso sistema ci lasciano liberi i terzini e abbiamo sfondato molto quei terzini, soprattutto a destra con Morosi, e quello l'abbiamo fatto bene. Poi dopo, quando siamo calati, siamo andati un po' in confusione, ma penso che sia logico. Però no, tatticamente, soprattutto il primo tempo, hanno calciato qualche palla lunga per l'attaccante, il 9, che era strutturato bene, ma tatticamente siamo stati bene in campo. Su Cristiani cosa succede? Non lo so, io penso ci sia una piccola lesione. Lui dice si è sentito indurire il muscolo retto femorale, però sai, quando corri o entri tipo gamba tesa, così il muscolo ha una brusca, come dire, si è allungato parecchio e quindi speriamo che non sia una piccola lesione, però io ci credo poco, ecco. E la mia paura è questa, che caricando, giocando infrasettimanale, non avendo, ecco, di base la preparazione, siamo a grosso rischio infortuni. Io quando prendo una squadra dico, se uno fa il finto tonto sempre sul secondo palo, sempre lì fermo, su un campionato trova da 3 a 4 gol, sempre, è una matematica. E noi ne abbiamo sbagliati già un paio. Lì basta che uno sta fermo lì, quando c'è un calcio d'angolo si mette sul secondo palo, 3 o 4 palle gol da mettere come ragazzino, ti capitano sempre. Noi già, questa era la terza o la quarta occasione, oggi l'abbiamo sfruttata bene, è andato bene, il ragazzino ci è andato lì pronto. Sai, e a volte sai, la difficoltà è il calciare bene la palla, dove prepari determinati schemini, poi ovviamente ci vogliono i piedi buoni. Quando la mettiamo bene riusciamo a fare bene, se poi qualche volta li calciamo male poi diventa difficile. Beh, però sul calcio sembra ormai collaudato il pallone sul primo palo, ma quasi sempre. Ma Sini la prende, sì, perché ha anche una bella testa, sì, grossa. Sì, sì. No, gol, bravo, ci ha fatto gol. Sì. Rientro di Boccardi, come l'ha visto, non entrava bene. Oddio, bene no, però ha fatto qualcosina di buono, via. Ovviamente anche lui passa un mese fermo, ci vuole per ritrovare una condizione fisica buona. Poi ovviamente con un campo così scivoloso, ecco, diventa un po' tutto più difficile per i giocatori tecnicamente bravi, no? Perché quando ti manca l'equilibrio, il giocatore è importante, è un ottimo recupero. Poi ci dà anche la possibilità di alternarsi con Galigani da tre quarti, con Candido, Masini, ecco, ho soluzioni diverse che per un campionato così avere anche le alternative in corsa è fondamentale. Non ho visto la Castiglionese, però ho visto la classifica della passata stagione, sono arrivati secondi a 57 punti la Castiglionese, quindi vuol dire che continua un percorso di alta classifica, ecco. Fogliano l'ho visto. Sì, quel ragazzo, Falò, sì. Va bene, i bomber l'abbiamo anche noi, eccetera. Però ancora onestamente non vedo la squadra decisa
quella. Ci sono tre o quattro squadre, compreso lo Scandicci ovviamente, che sono ben organizzate, una buona rosa, però Terranuova, la Castiglionese, il Fogliano forse non ha i cambi adeguati per poter affrontare alla lunga un campionato di vertice, però è una buona squadra che gioca anche in bel calcio. Poi dopo ecco il Signa, dopo non so adesso i risultati onestamente di oggi, so che la Castiglionese ha pareggiato 2-2 e basta, so solo questo che me l'hanno detto lì in panchina, poi per il resto non lo so, però ripeto, come ho detto dall'inizio, dipende esclusivamente da noi. Penso che se riusciamo a mantenere alta questa concentrazione, questo applicarsi durante la settimana in campo, penso che non ci dovrebbe sfuggire il campionato. Abbiamo subito il primo tempo bene, molto bene. Il secondo era un pochino più distante, qualche errore di più l'abbiamo commesso, però è un giocatore affidabile, insomma, ecco, io l'ho voluto quando era fermo perché lo conoscevo, uno contro uno è forte nei tackle, nei contrasti, è un buon giocatore. Ovviamente Cavallari e Biancon hanno più nelle gambe più minutaggio e sono affidati, poi a me piace onestamente il difensore molto strutturato come Biancon, perché dopo i piedi la parte del corpo che si adopera più nel gioco del calcio è la testa, quindi una volta si diceva se uno non sa colpire di testa è mezzo giocatore, ecco invece Biancon di testa è fortissimo e quindi sono un trio che si completano bene. Roto Musai era stato due settimane in tribuna, oggi è ritornato in panchina, di domenica in domenica quello che mi servono più a secondo, ecco, ovviamente purtroppo il gioco del calcio non l'ho inventato io, si gioca in 11 e ci sono 5 cambi, il resto c'è la panchina e la tribuna e quindi ci posso fare meno, ecco. Certo, no, questo sicuramente, io chi si allena bene, infatti io tutti i martedì parlo con i ragazzi che hanno giocato di meno, gli dico sempre non mollate, tenete sempre duro perché prima o poi avrete le vostre soddisfazioni. Ovviamente come hai detto te, quando la classifica ci consente anche di fare un pareggio o abbiamo preso un bel distacco, tipo 15 punti, se no niente, avranno la loro possibilità. Però ecco, ripeto, i giovani davanti, abbiamo tutti vecchi, a centrocampo abbiamo tutti i giocatori esperti, sono un po' penalizzati. Magari quelli che giocano dietro da terzini, dove abbiamo impostato un po' i nostri giovani, hanno più possibilità di giocare. Ecco, ovviamente il ragazzo, un attaccante con Ricciardo, il brasiliano, Boccardi, Galigani, insomma, hanno meno possibilità di essere presi in considerazione. Ecco, purtroppo non dipende da me, ma dalla rosa.